Ok, sulle ali del prelude mixato a qualcos'altro, iniziamo. Ciao Cassandra, ciao Nate, ciao Charmed, ciao Liam, ciao Marty. Hai messo basso tu come sei partito a sparato. Ciao Federico, ciao Tauma, ciao Prawen. Ciao Liam, ciao Ma tu sei Fede, già ciao Fede. salutata? Ciao chi? Ma Sì, mi ha con detto tu, Marty. Marti, In maniera più formale, informale. ok, sei più amichevole. Magari non ci si offende, però. Ciao Nicola, ciao Lorenzo. Ah no, Lorenzo Scaturini è il Ciao, mio Lando proprietario. Scattori, va bene, scusiamo lo stesso. Ciao Ren, ciao Fede, ciao Liam, ciao Max, ciao Prawen, l'hai Seilia. salutato? Sì, bravo. Ciao Prawen, il caso. Ma io non ho più, non lo so più. Ok, Non lo so più. Ciao ciao Arson, ciao Arso. Sephiroth. Ok, mi piace entrare quando comincio a salutare. Allora, stiamo per provare la versione. Lo so, due volte. La versione di prova, la demonstration, chi non lo sapesse, demo sta per demonstration, dimostrazione, di Final Fantasy XVI. L'ultimo titolo di l'ultimo, proprio l'ultimo no, il titolo che uscirà di casa Square Enix del 22 giugno 2023. È stata rilasciata stamattina questa versione di prova, che include al suo interno il prologo. Con prologo si intende un periodo di inizio gioco, proprio le fasi iniziali del gioco. Quello che c'è in questo gioco sarà identico nel gioco finale. Ora, io in realtà la demo ancora non l'ho giocata. Io ho giocato, tra virgolette, il gioco finale. Tra virgolette, era una build semifinale, non era proprio quella finale. Però quello che c'è qui dovrebbe essere identico al gioco finale. Sì, anche In più, perché fanno spuntare sì, save, quindi penso che sia c'è poi proprio la le stessa cosa. save. In più, c'è una, finendo il prologo, viene sbloccata una sezione in cui sarà possibile provare più poteri iconici. Quella versione non rispecchia il gioco finale. Ci sono più poteri rispetto a quanto se n'era in quel momento e riprende la build di febbraio provata da Nvidia. Ok, prima di iniziare, 10 premesse, saranno di meno, ma riesco a sparare alto, così per Dieci, sicurezza giusto, andiamo. vabbè. Allora, io la demo non l'ho giocata, ma questa parte l'ho giocata nel gioco finito, diciamo, perché era una delle build finali. Durante il media tour di maggio, quindi io già so quali sono gli eventi, so come continuano, so qualcosa in più rispetto a quello che verrà mostrato. Io ovviamente abbasserò la mia conoscenza alla demo, se io dovessi, perché io vedo delle cose e già so il proseguo. La mia conoscenza ritornerà a quello che è nella demo, che adesso, di cui adesso siamo a pari, almeno per quanto riguarda la demo, noi siamo a pari, il contenuto della demo. Per esempio, quando si proverà la parte dopo di Ala Perduta, che poi può avere North Cavern, Ala Perduta è il posto lì vicino, potrei dire qualcosa in più, ma non lo farò, ovviamente. Quindi ci fermiamo a. Ovviamente giocheremo entrambe le cose. Metterò il doppiaggio giapponese principalmente perché l'ho già giocato in italiano e quindi adesso voglio provarlo in giapponese. Però salterò tutti i filmati per due motivi. In primis perché non ci arrivo col tempo, in secondis perché se mi a parte che già li ho visti, se mi rivedo tutti i filmati poi mi sale troppa voglia e non c'ho voglia di avere voglia. Quindi preferisco mantenermi sull'asso del gameplay, che è quello che posso continuare. Invece nella storia ho fatto del mio meglio per dimenticarla, anche perché poi se vedo questo poi mi viene in mente anche quello che c'è dopo e quindi entro in un loop in cui non ne esco più. Quindi proveremo adesso Final Fantasy XVI, che ricordiamo essere disponibile su tutte le PS5, su tutte le Tutte le piattaforme, su PS5. tutte le PS5, con incluso Mini Soken all'interno, che fa la colonna sonora e la mix sul momento reale. Sì, quello l'ho detto ieri che Come non stavi ridendo, nella ma nostra non c'è. No, perché quando arriva il disco si installa anche il Mini Soken portatile. e E pesa 18,65 giga, mi pare sia questo il numero. E basta. Io direi che possiamo adesso addentrarci all'interno di Final Fantasy XVI. Però non parte. Square Enix. Ora l'hanno appena cancellato. Stranger of Paradise. Creative Business Unit terza, che continua ad essere l'unica ad avere un logo. Vero? Che, cioè, hanno mostrato il trailer di Rebirth, non è che ha un logo la Creative Business Unit Ma tu prima. dici che domanda, se il 16 dovesse andare effettivamente bene,
risollevare un po', vabbè, per gli altri, perché per risollevare per me non mi ci rivedo in questa cosa, le sorti un po' della saga. Tu pensi che anche il prossimo titolo potrebbe essere affidato sempre alla CD3? No, perché già CD3? Lo stanno facendo il 17. Già lo stanno facendo? Sì, secondo me già lo stanno facendo. Chi non lo so. Non loro però a questo punto. No, viene un po' difficile che lo stiano facendo loro. Per adesso c'è un branco di Enix che sta facendo Foamstars. Facciamoglielo fare. E quello sarà il 17 poi. Foamstars lo faranno diventare Final Fantasy 17. Questa demo include diversi capitoli diversi del primo atto di Final Fantasy XVI, qui utilizza la struttura base del libro. Atto sono i grandi momenti, cioè i grandi lassi di storia. Lassi non penso esiste, un grande lasso di storia. Quello è l'atto. Dentro gli atti ci sono i capitoli, ha la stessa struttura di Drakengard. Drakengard ha l'act dentro i chapter, però vabbè, i libri è più facile da capire. Quindi abbiamo il primo atto, che è il prologo, e all'interno diversi capitoli. Per quanto il gioco non ti dà questa suddivisione. Ora, non abbiamo visto un riprova capitolo, non so neanche se c'è, non credo, perché il gioco non si prosta. Essendoci un New Game Plus abbastanza esteso, non penso che abbia il riprova capitolo. Però loro te lo differenziano così, parlando a mo' di libro. Spero che apprezzerai la tua avventura a Balistea. Balistea che ricordiamo essere anche una canzone famosa dell'epoca. Balistea di Day. Ah! Allora, la luminosità la aumentiamo per lo stream, sì. I sottotitoli li mettiamo perché non ci vedo, la vibrazione la lasciamo perché non ci vedo. Lingua test italiano, per lingua forza. Lingua test italiano, mentre qui mettiamo spagnolo latam. Spagnolo latinoamericano. Cioè, spagnolo base non c'è, tra l'altro. Solo quello latinoamericano. Vero. E giapponese. Ricordiamo nuovamente che questo qui è il primo titolo della serie ad essere doppiato in italiano. Sì. Parlando di videogiochi. C'è già Kingsley, lo sappiamo. Primo videogioco della serie ad essere doppiato in italiano. Sicuramente anche grazie. Una poderosa mano da parte di Sony Interactive Entertainment Europe. Forse anche non Europe. Le prestazioni di gioco sono le cose più di cui la gente si sta più lamentando. Perché se si mette grafica... Allora, grafica è 4K30. Prestazioni, frame rate, è 1080-60. Con grafica 4K30 il gioco ha un motion blur non ottimale, diciamo. Non siamo ai livelli di Type Zero, ma non siamo neanche ai livelli di un gioco che ha un buon motion blur. Con frame rate, che è quello che metteremo, invece c'è un problema di costanza. Entra una persona, si chiama Costanza, e dice sto gioco. C'è un problema di costanza. Nelle battaglie il frame rate è perfetto, 60. Durante l'esplorazione cala. Solitamente il contrario, però... Takai disse che hanno curato così tanto il gameplay, sì, che a confronto dell'esplorazione a perderci nel totale. Takai stesso, attualmente la CPU3, non sta lavorando ad una patch day one, sì, ma se possibile sistemeranno il prima possibile, ovviamente. Questo qua, bella accessibilità. Può essere per un discorso che l'esplorazione non sarà così vasta? Ma più che altro è perché non era la loro priorità. Ah, ok. Cioè, perché okay, lì ci ha lavorato Suzuki, lì ci ha lavorato non Suzuki. Sì, non Suzuki. Ok. Ok, questa è la, tra virgolette, difficoltà. Ci sono delle differenze a livello di parametri che magari andrò a sviscerare, però faccia qualcun altro non ci voglia. Ma l'altra cosa che abbiamo è l'auto inserimento nell'equipe degli anelli. Abbiamo già 4 anelli da subito e il quinto si sblocca quando abbiamo Torga l'adulto. Quindi qui di base non ci sarà nella parte di Benedicta. Sì. Ciao Sisko. Ciao Sisko. Ora dopo vi leggo un attimo. Con storia gli anelli sono automaticamente equipaggiati. Con azione no. Ok, qui abbiamo il sunto totale. I sottotitoli come li hai messi come grandezza? Ah, non c'è qua. No, okay. Qua si vede dopo. Sono, dove okay. C'è Regina Scilla. Che Regina Scilla? Vabbè, lo vediamo dopo. Non c'è salta. Vabbè, questo si deve vedere per forza. Mosso il cronista. C'è anche saltare tenendo premuto un tasto. C'è sia dalla pausa sia tenendo premuto un tasto. Comunque già questa cosa che non si può saltare il filmato iniziale, io abbasserei il voto di 3 punti. Tanto questi qua sono i glifi che ci sono anche nel controller, di cui ancora non si sa l'identità.
La stella rossa l'hanno detto. Adesso sapete cos'è la stella rossa. L'hanno detto la stella rossa? Sì, l'hanno detto. Non l'hanno detto. Quando c'è Jill adolescente che parla con Clive e Jill che parlano, pregano verso la stella rossa. Pregano, ma non dicono cos'è. Vabbè, hanno detto il nome. Sì, non è che hanno fatto una ciao, Mr. Marley. Sì, lo dicono nella terra. Dicono il nome della stella. No, dicono solo il nome. Il nome sì, sì, il nome. Ma non è che fanno una spiegazione. Tanto un inizio così, quanto ricorda Hellfire, quello del 15. Però, molto più bello. Il titolo parte come uno spin-off perfetto di Drakengard. Ciao Masso! E ciao Leandro Twitch, ciao! La musica è bellissima, so che ne sei... non lo so cosa fa in questo gioco. Ciao Ruben! Lo dicono quando Jill e dopo che Clive fa la sociale con Joshua. Quando sono sul balcone. Sì, quando sono sul balcone. Che è la parte del trailer. Sì, che lei è lì, quella lacrimuccia che sta. Guardano la stella sì, e dicono prega meglio. Esatto, lei prega perché sì, non sì, vuole pregare. E poi però non dicono nient'altro, però sì, il sì, nome. Sì. Perché sì, il sì, nome sì, si ritroverà anche nelle armi. Il gioco è forte. Carità, tutta benedizione. Madonna, veramente. Vabbè, ma va bene. L'altro qui so che è molto più sinfonico. Nel 14 abbraccia diversi generi. Sul 16 si è basato più sul sinfonico. Qua, questo qua è Takai. Però nei Primals c'è più o meno questo. Sì, per esempio, tipologia. Titan è più rock che sinfonico. Questa cosa è bellissima. Questa è Takai. Io sono esplosa in questa Takai cosa. Takai come fa gli zoom e le transizioni è il migliore in Square. Questo si può saltare? Sì. Ok. Ma ci dovrebbe essere anche un modo per saltarlo senza... È proprio premere lo stesso tasto che si usa... Vabbè, non no, ci voglio. Vabbè. Ok. Wagatteru. Long story short, loro sono sì, i bastardi. Nel senso che hanno la mamma... sono incaricati di andare a prendere il Dominant che è attualmente sotto il controllo dei Sangue Ferreo. Dal primissimo trailer noi ricordiamo che questo Dominant è Shiva. Sì. Ora qui magari uno può andare a sentimento. Se non avessimo visto i trailer, il fatto di vedere che Shiva era Jill l'avremmo scoperto in game. Qui invece già lo sappiamo. Non cambia tanto, però è una cosa in più. Non so se lo possono. Non so se lo dicono. No. Io lo so, no, penso però io no, non so se lo dicono, quindi preferisco non dirlo. Non mi ricordo. Ok, qua abbiamo l'aggancio. Puoi scegliere se tenerlo premuto sì, oppure se attivarlo o disattivare. Vero, qua è molto il trono di spade. Fa molto got. Ok, audio controller. Vedi, visivi sono quelli per il coso, il boom 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 che sì, sentivo, sì, è questo. Non capivo. Tra l'altro okay, c'è anche il feedback aptico. I sub piccoli, perché medi secondo me sono grandi. Regina Scilla lancia Fokoga mentre Xande salta sopra Zemus a Basc. Beh! Regina Scilla è uno dei cattivi di Siracusa, di Final Fantasy 3, Basque, lancia Fokoga. Del 2. Xande è il cattivo di Final Fantasy 3, Zemus sì, è il cattivo di Final Fantasy 4 e Basque è una città di Final Fantasy 4. Che bella questa cosa. Vabbè, diciamo che già nel 14 anche Yoshida è molto... citazionista, vabbè, ce ne sono a voglia sì, di citazioni. Nome del parlante lo mettiamo per sicurezza, sì, i potenti non ancora, no, cioè se ne aveste bisogno sì, tanto di guadagnato. E poi ci sono i preset, non si può configurare il pad al 100%, ci sono i preset. Quindi se magari volete schivare, qui si schiva con R1, con questo si schiva con cerchio. Ah, quello che facevo G, ok. Con questo si schiva di nuovo con R1, vabbè, schiva il primo che è venuto in mente. Sì. Poi abbiamo, aggancia qua con L2, sì, ci sono tre configurazioni, non abbiamo la piena personalizzazione. PS5 ti permette di configurare il pad, se vuoi, però esterno, in questo caso è quello rapido. Sì. Tra l'altro cambiano solamente tipo cerchio quadrato, tipo qua l'attacco è con R1, più Dark Souls. Sì. Che attacchi con sì, R1 sì, e schivi sì, con sì, cerchio. Esatto. Quindi va d'abitudine o no come vuole. Noi useremo il primo perché... Ok. Ok, loro come detto sono i bastardi. Sono Tiamat,
Clive, che viene chiamato qui Wyvern. Sì. Beast e Avis. Già dai trailer sappiamo la fine che fa Beast. Tra l'altro, nel trailer, il terzo, se non ricordo male, Clive urla Beast quando viene scacciato dal masso. Però nei sottotitoli non l'avevano scritto il nome. Okay. Però si sente, proprio si sente che c'è Beast. Ah, c'era l'Active Time Lore. L'Active Time Lore è una sezione in cui in qualunque momento possiamo tenere... Spread Technology. In cui possiamo tenere conto di quello che sta accadendo. Se io, per esempio, adesso mi sono dimenticato cosa sono gli uomini del pugno, posso andare qui e me lo dice. Quello che ha spiegato ieri Mairo. Sì. All'Anch Event. E tra l'altro in inglese, o meglio in originale perché anche in giapponese è così, riprende il nome dell'Active Time Event, perché in inglese è Active Time Lore. Sì. L'Active Time Event invece è una delle cose più belle, tra virgolette, di Final Fantasy 9, ossia gli eventi in tempo reale. In questo caso è la lore, quelli in tempo attivo. Quelli che portava, vabbè, all'inizio riporta il Buburi, ad esempio, quando sono sì, nella sì. foresta. Quindi qua noi in qualunque momento abbiamo informazioni sulla posizione attuale e su cosa stiamo affrontando. Tra l'altro, long story short, qui c'è Benedicta che si scopa uno. Sì. Non sapete quanto è stato difficile non dirlo in giro? Neanche a me l'ha detto, raga. Infatti, quando ho chiuso di letto, ho detto non ti vergogni. Io sono sicuro che c'è un tasto per saltarli senza entrare. Vabbè, stica. Ma secondo te perché Wyvern non tradotto in Viverna? Perché il nome proprio. Tra l'altro, ora noi useremo un attimo. Il cazzo, non c'è qui. No, è dopo. Qua ancora non ti mettono la fotomoto, la mettono dopo. Quando sei nel flashback. No, non c'è. C'è la foto. C'è nella demo? C'è. Non l'ho vista oggi. Devo rigiocarla, farò sta sia nella demo porta. Che nella parte, tra virgolette, la special battle demo è lineare. Il gioco è lineare, non vi aspettate esplorazione massiccia, non vi aspettate niente. C'è l'esplorazione nel gioco finale? Sì. Anche lì però non aspettatevi comunque, non aspettatevi l'open world. Questa è tutta regia. Non di là, di qua. Questa è tutta regia narrativa. Qua di giocato c'è poco. Questa è tutta regia narrativa. Vabbè, classico prologo. Anche il fatto che c'è Shiva che nel frattempo volteggia. Per chi se lo chiedeva, si può saltare quando si vuole. Una cosa così doveva averli il versus. Che tu mentre camminavi vedevi gli scontri. Il fatto che ci sia la demo aiuta tantissimo il fatto di non rigiocare sto pezzo. Esatto. Che tu lo giochi una volta, sì. Però poi quando magari è il gioco finito, vuoi andare al sodo. Ah, vedi, qua abbiamo Shiva. Qui ovviamente qui lui non sa ancora che è Shiva. Mentre Titano, sì. Lo sappiamo già. Perché Titano non, a lui non gli frega. Mentre a noi, ora noi lo sappiamo per via dei trailer, ma a livello di in-game, lui non deve sapere che è Shiva. I bastardi, vediamo se qua c'è scritto... Unità di assassini. Okay. Tutte queste info verranno poi riassunte quando andremo da Arpocrate. Il nome Wyvern. Il Wyvern è un nemico. Qua fanno riferimento a tanti nemici alati. Wyvern, Avis e Tiamath. In realtà il Beast non è alato, però. Ma Tiamath non è bravo. Sì, vabbè, ma è... Tre in quale? Nel 9 ha tre teste. Anche nel 1 ha tre teste. Non ha tre teste, nell'1. Nel 9 ha tre teste. Mi ricordo quello in Stranger of Paradise, non ne aveva 3. Là ne arriva anche le 9. Ah, okay. In base alla situazione. Beh, là riprende l'Hydra. Però nel 12 il Tiamath è alato. Devo vedere il Beast del 12 com'era. Ma penso che era tipo una serpe il Beast del 12. Oh, che bello. Ah, che bello un Joshua ascoltabile. Che meraviglia, esatto. E poi era acqua, non era sudore. Beh, intanto sudore. No, mi ricordavo io una cosa sbagliata. La visita... Non lo so. La fantasia inizia così. Vero. Infatti questo è il remake del 9. Ok. Ah. Qui abbiamo Rodney Murdoch. Sapevamo il suo nome andando a scandagliare. Tra l'altro adesso potevo andare a vedere il nome del... No, non c'è scritto tanto. Ok, tutorial. Tra l'altro tutorial con spade di legno. Vabbè. Io non l'ho voluto dire. Però spade di legno tutorial. Beh. Cosa, beh? Kingdom Hearts. Vabbè. Se Nomura ha detto, me lo metti in riferimento.
Non c'è, anche questo vorrei. No, no, è l'Active Time Lore, voglio aprire. Okay. Io la primo lui era presente nel primo trailer, anche se era più giovane. E l'avevo chiamato il falso Bash. Perché ti indico a Bash di Final Fantasy 12? Jack di Stranger of Paradise dopo troppi anni. Glenn di dopo troppi anni. Oh, po, se fossi fuoco. Volevi l'ultima poi a porre. Ok. Questo è il menu delle opzioni. Sì, gliel'ho detto anch'io, Liam. E qui abbiamo la foto mod. Però tenendo conto che c'è anche la sfida degli icon dopo, magari. Non me la faccio durare 10 minuti, non preoccupate. Questa è la foto mod. Che in realtà è proprio banalissima. Tra l'altro, la spada si scompaia. Abbiamo rullino, che in realtà che traduzione di roll rullino è rotation, ruota piuttosto. Cioè qua io non lo so chi ci ha pensato, però rullino no. Vabbè. Rullino. Ok, campo visivo è il fog. Sì, lo zoom. Poi Clive sì, Clive no. Nel caso uno voglia fare la foto all'ambientazione. Ok. Poi abbiamo invece la profondità di campo, nel caso volessimo sfocare le cose attorno a Clive, la distanza focale e la sfocatura. Però basta, cioè non abbiamo è niente di più. È molto minimal, ok. Zoom sopra, zoom sotto, che in realtà R2 zoom, questo non è lo zoom, questo è abbassata visuale. E perché non è neanche un buon modo. Ruota visuale, nascondo interfaccia. Quindi nel caso, è una foto mod banale, non è niente di che, però c'è. Penso sia stata imposta da Sony, parere mio personale. Abbiamo attualmente 50 punti di abilità. Abbiamo, vabbè, sistema non ci interessa per adesso. La cosa bella è che nel menu c'è questa animazione, sì, quando il ti menu, sposti. Adesso per ancora due cose, ma è molto bella, un sacco. Abbiamo questo puntatore che è la fine del mondo, fine del mondo in negativo. Avvicinandoci a Clive fai sì, Gil punti abilità, potenziale che per adesso non possiamo ancora utilizzare, e poi possiamo vedere qui avremmo, se avessimo messo facile, qui avremmo già equipaggiato gli anelli. Ok. Spada allenamento 55-55, cintura rosariana 10. Fatto questo, qui è il campo che c'è nella barriera. È il luogo d'allenamento della barriera in Game of Thrones. Sì, sì, gli ho detto, infatti oggi è anche in live. Ha detto Naruto. È la casata degli Stark, praticamente. Come si chiamava la? Ah, sì, vabbè. Vabbè, c'è tu sei Rob. Esatto. È molto cioè molto simile. Why no? Il labiale non va a sync perché è basato su quello inglese. Il primo doppiaggio del gioco è quello inglese. Per carità, prova ad andare a sync per via dell'intelligenza artificiale, però quello vero vero è quello inglese. Ok. Questa è una delle cose più rognose, fare le schivate perfette. Vediamo. Ora. Ok, già va meglio. Facendo una schivata perfetta. Puoi contrattaccare subito dopo. Si rallenta un po' il sì, tempo. Sì, 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 sì. Mai quanto il Perry. Il Perry proprio lo blocca per un po'. Adesso lo vedremo. Anche questo, per fortuna, non lo rifaremo nel gioco finale. Fossi loro, il mio Game Plus mette la possibilità di skipparlo questo. Forte. You have been blessed, Joshua. Clive, Osari, potere della Fenice. Allora, Clive, in quanto primogenito del duca, avrebbe dovuto ereditare la Fenice. Sì. Ma la Fenice ha deciso di ripudiarlo. Come mai? Non si sa. Lì poi possiamo andare di speculazioni. Ce ne ho uno anch'io, però non la dico, perché poi è quello che specula. La benedizione è finita al secondo genito, ossia Joshua, che però è cagionevole di salute. Per questo la mamma di entrambi, almeno così sembrerebbe essere geneticamente, schifa Clive. Sì, sì. Pensavo dicessi un'altra cosa. Eh? Pensavo dicessi un'altra cosa la mamma di Clive. Ah, no, perché nelle mie speculazioni c'è anche conoscenza di cose future, quindi non sarebbe corretto. Ok, poi abbiamo la pozione. E questo tutorial è PS1.
fatto che hai la telecamera bloccata. Prendici come finisce il gioco. Dici il nemico finale. Clive, il nemico finale. Questa è la classica impostazione di RPG old. Uno parla, la telecamera a tre quarti verso di lui, e se l'altro parla, inquadrano l'altro dall'altra parte. Esatto, detta così. E in Sicilia c'è la canzone che si canta agli amici, dice la mamma di X è una... Sì. La mamma di Clive è una... È vero, ma è la verità. La mamma di... Già lo era agli inizi del gioco, ma... Alla fine della demo primo nel primo trailer già si vedeva che era antipatica. Sì, ma qua è cioè, poi con tutto alla fine della demo ancora è proprio confermato. Ciao Joz. No, la parte della canzone non la puoi skippare. Saltiamo tutto. No, perché se no mi devo di continuarlo e poi devo diventare antipatico. Beh, vabbè, ci sono io a casa, il supporto. Spezza il morale. Sei brutto. Antipatico. Cretino, stupido. 15-18 quanto fa? Così. Posso. Ma poi mi troverei single. E a 30 anni capisci che c'è voglia poi di... Questa cosa che provo a schivare con cerchio non me la toglierò mai. Naruto significa capito. Perché non l'occhi? È sempre che provo a schivare con cerchio. L'occhi. Ma quella è abitudine. Ma non è neanche quello, perché per me questa cosa è una schivata, ma non lo è. Perché non rotola, non ti sembra schivata? Sì. È colpa di Virgil. Il problema non è tanto la schivata e cerchio. Il problema è che io con la traslazione credo di schivare. E invece... Ok, allora. Qui abbiamo 5 cose, tra cui Castel Rosalith, oppure Castel Granito, in base a qua. Clive, Rodney, Benedizione della Fenice e Primo Scudo. Ma se Primo Scudo è lui... Castel Granito. Ok. Sottolineo che poi Arpocrate saprà tutto e di più. Ma c'era Thorgal, scusa, non puoi saltare Thorgal? Sì, posso, guarda. Castel Rosalith. Oh, vacello. E qui abbiamo la pimpa. Fai la foto a Thorgal con la modalità foto. E ce l'hai in braccio Jill. Non sai cosa fare. Non la disturbare però. Perché lo stai spingendo? Step enemy. Allora, abbiamo qualche impostazione in più. Innanzitutto abbiamo il diario. Guarda come è arrivato. Rimasto in aria. Innanzitutto abbiamo il diario, che è il glossario delle avventure fatte. Sbagliato tasto, mannaggia chi io son. Ok, torniamo qui. Queste sono le quest che abbiamo fatto. Queste sono le quest secondarie. No, queste sono quelle completate. Quelle secondarie, perché queste sono quelle principali. E queste sono le quest attive. Poi abbiamo gli oggetti pozione potente e infuso pelle di pietra, che sono, questo qua è un buff. Pozione potente è la traduzione di high potion. Sì, gran pozione sarebbe. Infuso pelle di pietra è la traduzione di stone skin tonic. Stone skin è una delle abilità più famose di Final Fantasy XIV. Poi l'hanno tolta perché la gente non sa giocare a Final Fantasy XIV. E qui abbiamo l'emblema da scudo, che in realtà adesso non serve a granché. Allora, abbiamo le scorciatoie impostabili. Per la modalità foto bisogna premere touchpad da qua. Ah, nel menu devi andare. Sì. Vabbè, ma chi ci arrivava? No, ma è troppo. A parte che scompare Brian, se ti avvicini. Guarda che c'è Thorgal lì, fai la foto a Thorgal subito. Su, non gliela fare così, Brian, perché ti guarda, ma ti ripudio dalla vita. Ma scompare se mi avvicino troppo. No. Ma allora, lo zoom, tipo. Facciamo che non è la cosa importante della diretta questa. Cosa? Scusami. E poi c'è quello che... C'è Michael Jackson lì. Live
Basta. Allora, vediamo Jill che alza le mani. Che carina. È identica. C'è modo di prenderli entrambi? Sola. Ok, qui abbiamo l'equipe. Per adesso non abbiamo niente di che. Però abbiamo gli anelli. Come detto, abbiamo 4 anelli e alcuni semplificano il gioco. Per esempio, questo, rapide schivate, rapidi colpi, rapida concentrazione, semplificano il gioco. Sì. Rapida guarigione invece è un automatismo che semplifica, ma dipende da come lo si utilizza. Ma anche rapida concentrazione, cioè ti esce rallenta il tempo. Sì, sì, questa è una semplificazione, sì, più che un automatismo. Questo qui, in cioè... rapide schivate, sì, è invece un automatismo. Esatto. Che semplifica il gioco. Sì, 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 sì. Quindi l'autopozione potrebbe servire se magari non c'è voglia di curarti tu. Non è che ti semplifica, te lo semplifica perché premi un tasto in meno. Ma più che se hai voglia, magari nel mezzo della battaglia sei con gli HP quasi a zero, almeno di un attimo su, no? Sì, l'unica cosa è che sarà sempre visibile gli anelli, saranno sempre visibili gli anelli equipaggiati. In alto a sinistra, attualmente no perché non sono battaglie, ci sarà sempre l'HUD che ti dice se hai equipaggiato o meno un anello. Game Chair ti vede di sparare. Abbiamo finito tutto il... sì, poi c'è sistema. Jill Warwick. Bla bla bla. Thorgal. Bla amore bla bla. Di mamma. Tenendo premute L3, scopriremo dove andare. Ed è la funzione migliore del gioco. Tra l'altro, purtroppo all'inizio lui non corre. Sì. Ma sta? Tanto bisogna stare fermi per suonare questo animale. Ma stanno dall'Ambrogia. A che parte si chiama Ambrosia? Sì, ma è rinominata Ambrogia oggi in live. Per voi del nord, è poi obbligatorio. No, è saltata già Ambrogia. Sì. Ma qua c'è lo schiavo. Che brutta sta cosa. È stile animale perché è con Clive che si utilizza. Però si... si con Clive... con Thorgal, però siccome in questa parte non c'è, lo hanno comunque lasciato istinto animale. Poi dentro di sé, ciao un bar, avrà già qualcosa da raccontare. Sforzi, questo qua, beh, flexiamo, sì, questo è per il dual sense. Che per me è una cosa inutile mettere qualcosa che ti fa perdere tempo perché devi sentire quanto è duro un grilletto. Ma ognuno. Qua non è sto granché il frame rate. Ok, questa è tra le migliori cose che abbiano i giochi di ruolo. Allora, cosa abbiamo nell'active time lore? Tra l'altro è qua che lo dovrebbero spiegare cos'è. Ok, niente di che per adesso. Regno di ferro che ha palesemente la forma del bastone dell'asso di mazze. È vero. Qua c'è scritto, allora... questa cosa, la gente non si sofferma qui. Nella lingua locale, il Regno di Ferro è chiamato Harean. Per adesso serve sapere solo sta cosa. La capitale è Crea Gloiste. E basta. Queste qua sono cose nuove che non sono state dette prima. In realtà era scritto nel libro, ma si doveva tradurre, quindi nessuno l'aveva letto. Rosaria invece sappiamo che è Rosalith, la capitale. Quindi, nel caso, la capitale del Regno di Ferro è Crea Gloiste. Ritirati nelle tue stanze. Qui dove affrontiamo Orsten e Smog. Sono le 10. Io ti... Ragazzi, io lascio un attimo. Ci rivediamo dopo per il Capcom Showcase. O quando finisce la demo eventualmente. Mi ricongiungo dopo. Ok. Va bene. Ragazzi, a dopo. Non scompaio, ci vediamo dopo. Invece scomparirà appena. Scompaio. Marama. Allora, approfitto di questo filmato per mettere. Ecco, così. Magari un po' meglio. Ok. Brava Annabella, provaci. Qua che abbiamo? Niente. Sì, sì, Capcom lo seguiamo. Spero che a differenza di Ubisoft sia più interessante. Ecco la parte di Meita. No, vabbè, è dopo sicuro, però magari... Sì.
Questa è la parte in cui poi spunta Jill e dicono: ah, la stella. Giusto per sicurezza. Giusto, voglio sentire in giapponese come la chiama. Dai. Beh, respiriamo. Joshua no Naito da. Aizu o mamotte yaranakya. Ubisoft non ha fatto niente, as usual. Sì, ma questo già era nel secondo trailer, sta scena. O nel secondo o nel primo? No, nel secondo. E già lì dava le vibes da quella scena di Squall Equistis. Con la differenza che qui il maschio ci sta. Eccolo qua. Metia, proprio con la T dura. Di solito i giapponesi dicono Metia, invece proprio Metia. Ok. Preghiamo Metia per la tua incolumità. Ok, e con questa bella immagine di Gillo che piange, Metia. La stella rossa ardente che si trova sotto la luna. Il folklore, la lore, attribuisce a Metia il ruolo di portatrice di messaggi alla luna, tipo il messaggero, come era Genziana. Per cui usanza comune in tutta Valistea esprimere un desiderio alla stella, affinché quelli più sentiti siano trasportati fino ai cieli e oltre. Questo Metia è interessante, tra virgolette, perché ci sono delle armi più avanti, c'è la spada Metian, quindi si crea un culto su questa cosa, tipo c'è la spada legata alla stella. Abbiamo Jill, di cui ancora sappiamo Stoga, e Clive. E tra l'altro ha già qualche info diversa, perché hanno i pallini blu quelli non visti. Ok. La T-dura mi dà da pensare, però questa è una cosa mia. Proviamo se riesco a prendere l'acqua senza uccidere nessuno. Primo sguardo della world map. È anche vero che nel corso del gioco, meglio, scusate, nel corso della serie, il termine world map ha avuto diverse accezioni. Perché Final Fantasy dall'1 al 9 hanno la world map in scala, quello che noi, quello che si dovrebbe chiamare overworld, non open world. L'overworld è quando c'è un mondo in scala e tu fai tanta strada in poco tempo, diciamo. Quando le città sono ridotte, sono grandi quanto te e così via. Quello è Overworld. Ed è quello che hanno i Final Fantasy dall'1 al 9. Il 10 invece riduce tutto ad un menu. Stessa cosa il niente, perché il 13 non c'ha manco il menu. Il 13 non ha manco quello. Il 12 è totalmente open map. Quindi hai tante mappe unite da dei separatori. Cosa che finora non abbiamo visto qui. Per quanto abbiamo visto nella demo, noi non abbiamo separatori. Noi abbiamo delle zone, tra l'altro, non rivisitabili. Quindi abbiamo una sezione in cui noi adesso siamo qui, poi andremo in un punto e qui non ci torniamo più. Poi la world map si ridurrà al menu, tra virgolette, come nel 10, ma con una mappa in 3D, perlomeno. Però qua poi si parla di estensione, possiamo parlare di quello che abbiamo visto nei trailer, che è incompleto, ovviamente, per quello che ne sappiamo. Si sembra sia la seconda luna del 4, sia quella del 9, che è beh, riferimento a quella del 4. Però lì è proprio una stella piccola vicino alla luna. È come se loro la contano come messaggero della luna. Sembra un'altra di quelle piccole cose riprese dal 15. Perché il 16 ha tante cose che sembrano riprese dal 15, come la piaga. Poi, ovviamente, perché queste sono coincidenze, comunque sono cose comuni, cioè non è che se una cosa, cioè se hai la malattia che ti corrode fino al midollo, hai copiato dal 15, è una cosa che sembra ripresa dal 15. E in questo caso il messaggero verso la luna o comunque verso un astro superiore, per quanto quella è la lore, quello di cui non sappiamo niente, i caduti, cosa sono i caduti? Ok. È un peccato che anche il livello di esplorazione si ferma qui, non possiamo visitare neanche per sbaglio il resto. Ok. Questo fa molto The Last Remnant, tra l'altro, come abbiamo visto.
Per adesso, cioè, per quanto ho visto io, non abbiamo modo di ritornare nei luoghi vissuti, se non Lightway, il rifugio di Sid. Poi nei dungeon potremo tornare, ma è una meccanica di gioco tornare nei dungeon. Non è che ci andiamo, che torniamo indietro e andiamo nel dungeon. Per andare nei dungeon c'è una funzione della pietra rete. Ok, qui abbiamo Wade e Jaden. Wade si chiama l'altro. Wade e Tyler. I Goblin è piena della bonaccia. All'inizio della Stremnant sei buttato in un campo di battaglia. Tra l'altro lì per tua sorella. In effetti, tra virgolette, Jill per lui è come una sorella. Quindi c'è questo riferimento. Che qui c'è un falso bivio. Devo vedere com'è il nome giapponese della bonaccia. Magari è solo una citazione dei traduttori. O anche inglese. In inglese si chiamano Calm Lens, si chiama Calm Lens la bonaccia. Aspetta, vero, adesso non lo posso fare, ma lo faremo appena sconfiggeremo questi. Ok, allora noi adesso abbiamo 59 punti abilità. Se noi andiamo su abilità, abbiamo la nostra ruota. Con 5 abilità di Phoenix, tra cui 3 bloccate, e 14 abilità base. Poi sappiamo dai video, dai trailer, che qui ci saranno altre 3 abilità legate ad Ifrit. Ora, già noi di base abbiamo a livello 1 schivata precisa, salto. Salto ho solo un livello, tra l'altro, non abbiamo il resto. Schivata abbiamo solo un livello. Attacco in mischia solo un livello. Attacco aereo solo un livello. Magia solo un livello. Ed esplosione magica solo. No, qua ne abbiamo più di un livello. Gli altri invece sono tutti da prendere. Questo qui è lo Step Enemy. Ma quello che più mi interessa, non è la Taunt, è questo. Unito a... Vabbè, prima prendiamo questo. Questo. Unito a... Dov'è l'altro? A questo. Ok, tra l'altro poi il livello 2 è molto più elevato, si passa da 20 a 250. Fare il livello 1 della ruota è abbastanza semplice, fare il livello 2 un po' di meno. Allora, quello che ho detto più volte, anche ho scritto anche nella prova, è questo. Ora sto schivando. Questo in battaglia lo puoi fare. Ora io rilascio questo, schivo, e ancora ho la spada caricata. Attacco e carico l'attacco, infuocato. Per me questa cosa è meravigliosa. Vediamo se riesco a fare quello che ho in mente. Devo saltare, lasciare quadrato e poi triangolo. Che meraviglia. Ok, crisi estremo. A memoria inizia dal 13 sta cosa. Ma anche io di RPG non ho questa grande conoscenza per vedere se c'erano altri. Sicuramente qualcuno che magari ti diceva di abbattere i nemici con una seconda barra. Anche Dissidia stesso utilizza questo sistema. Cioè abbassare la bravery. Tanto Dissidia è uscito prima di Final Fantasy XIII. Per attaccare con l'audace, no? Audace e bravery è la stessa cosa. Cioè, aumentare l'attacco bravery così poi puoi ucciderlo con un colpo solo. Tutto quello che succede nella demo non lo considero spoiler in questa diretta. Se è fuori dalla demo, puoi farlo, ma non ti rispondo. Ok, oh, infatti ho sbagliato strada. Ciao Ricky.
Voi mi diciate, ma è possibile perdersi? Sì, è possibile perdersi. Per me è possibile perdersi. Poi io tutti sti cali nella zona aperta non è che li sto notando. Poi io magari non sono la persona più attenta di questo mondo, ma non è che mi sembra stia andando a 12 FPS. Ma Annabelle è fatta apposta per farsi odiare. Cioè, riesce ad essere odiosa sotto ogni punto, ma già poteva avere le vibe da odio nei trailer perché si copriva la parte, come dire, sti plebei. Il punto è che sembra che ti odi per un motivo stupido, o quantomeno orgoglioso. Bisognerà vedere poi come si evolve la cosa. E tra l'altro anche la mia conoscenza finisce lì, io non so di più. Non ha detto Calm Lens. Non si chiamano come quelle del 10. Ciao Tetracode. Ok. Bottino, vabbè. Gli spoils. E questo con solo due abilità. Qui in effetti un po'. Qua ora un po' sta soffrendo. Qui sta soffrendo tantissimo. Ok. Però è dinamico il calo, non te lo fa pesare. C'è l'autotarget. Per carità, non è il vero autotarget, devi sempre premere un tasto. Senti che te lo mira già da solo, in effetti quello non c'è. Ti fa un piccolo autotarget, ma non è fisso. Devi comunque premere L1 per confermarlo. Fanno questo piccolo. Harry? Questa cosa è difficilissima da fare. Io non l'ho visto. E qua ho provato a schivare con cerchio. Spara. Tanto tessitore. È tipo il mago. Anche nel 14 hanno un nome simile. Perché qui hanno tipo i goblin. Sono tutti identici, ma sono tre diversi. E anche nel 14 a volte affrontano un party di tre della stessa tribù, ma fanno tre cose diverse. Torniamo nelle abilità. Abbiamo 60 punti. Potremmo prendere lo step enemy. La Tauntaub costa tantissimo, cioè è la più cosa più esosa all'inizio. Quindi vendiamo lo Stinger, per me lo Stinger è la cosa più importante, dopo Spread Knowledge ovviamente. E poi il fendente verso il basso? Uff, no, facciamo il recupero rapido. Anzi no, facciamo lo Step Enemy. Ok, così rimane solo il tuffo, come lo chiamano loro. Il rullino. E poi c'è la taunt che, ripeto, costa tantissimo. Mi dà da pensare. Allora, se vedete, le abilità non apprese si chiamano dimenticate. Io non so se sia una scelta mettere dimenticata. Cioè, se uno volesse poi andare nella speculazione, io qua non ne so niente, perché ovviamente penso che non è una cosa figa. E
È come se Clive fosse tipo un essere millenario che però adesso si è reincarnato in un quindicenne e quindi questa abilità l'ha dimenticata. Però in realtà è molto più semplice la cosa, perché noi possiamo ripristinare in tutto momento le abilità. In questo caso noi dimenticheremo veramente le abilità. Però, ripeto, a fare theory crafting ci vuole un attimo. Non è il mio obiettivo. Non è mai il mio obiettivo. Tra l'altro, con Triangolo abbiamo una infografica di cosa fanno le abilità e anche padronate cosa fanno. Però, come detto, il progresso, loro cercano di farti imparare in questa zona solo queste. È difficile che tu qua riesci ad impararti qualunque di secondo livello, sono comunque 180 punti. Cioè tu per impararti in un'altra dovresti veramente cancellare tutto e ancora 95 punti non ci arriviamo. Quindi comunque questa parte è tarata per avere massimo le abilità di livello 1. Allora, l'impronta la Devil May Cry c'è, ma è solo l'impronta. È come l'impronta di Game of Thrones. C'è, certo che c'è, è come se ce l'hanno pure confermata. Ma non è Game of Thrones. Tanto adesso i goblin hanno una faccia. Devo vedere qual è il nome giapponese di sto posto. Per quanto l'hanno detto. Vai. Troll. C'era il troll adesso. Dopo. Cioè, è adesso però dopo. Aia. Ho sbagliato io tantissimo. Basta! Stinger. Quello di Dante è migliore. Cioè, in Devil May Cry lo Stinger, cioè questo, è utilissimo. Qui è un'abilità. Non è Devil May Cry. Tra l'altro. Ora c'è il troll. Questa animazione è meravigliosa. Do you remember Yozora? Aspetta, devo fare la battuta. Ok, per fare lo scemo, mi ha preso in faccia. Ha detto per il fondatore. Ok. L'ho schivato troppo tardi. Step enemy. Ok, vacillamento parziale. Quando la barra di volontà è ridotta al 50%, c'è una piccola occasione per sferrare attacchi combinati. Questo con l'abilità di Garuda poi diventa utilissimo. Vacillamento, vai. In realtà prima bisognerebbe aumentare il moltiplicatore, prima di fare questa abilità, però avevo fretta. E ora, vai. Mentre attacco con la spada, io carico l'attacco infuocato e viceversa. Questo è quello a 180, a 360. Aia. Più di 360. Per guardare il commento. Dovevo schivare, mi ha preso in faccia.
questo qua è il primo boss di Aurum Veil che fa così. Step, step. Schiva. Schivate in aria. Ok. Ora faremo, prima aumenteremo un po' il danno. Uno 15 che è pochissimo in realtà. Opla. Ma c'era molto. No, il secondo posto è Aurum Veil, prima il Molboro. Infatti fa molto Aurum Veil sto posto. Abbiamo il troll e il Molboro. Level up. Che aumenta tutte le, in questo caso aumenta tutte le statistiche di 2. Spoglie, bracciali, rosariani. Aspetta, prima vediamo la, l'active time lore che ci dice. Niente. Sì, guarda, inseguiamolo. Guarda, guarda, sto correndo. Ok, adesso abbiamo ottenuto il bracciale rosariano. Scusate. Tra l'altro abbiamo ottenuto anche un... com'è che si chiama questo in inglese? Non mi ricordo. Vabbè, è infuso rafforzante. Però possiamo mettere massimo 3 scorciatoie. Quindi decidiamo in base a quello che ci serve. Una cosa che non mi piace tanto è che da qui non puoi cambiare l'equip. Qua l'avrei messo un collegamento ad equipaggiamento. Invece devo andarci io. E che qua, questo poi diventerà il luogo in cui cambieremo le abilità iconiche che masteriamo. Per questo non serve per quello. Però, sai. Vabbè, dall'altro qua abbiamo... vediamo loro come fanno. Sempre lo stesso. Cioè non hanno animazioni uniche, direi anche fortunatamente. Primo equipaggiamento che ci aumenta di 10 la difesa. Primo avambraccio. Entrambi aumentano la difesa di 10. Ci saranno poi degli equipaggiamenti che aumentano anche la resistenza al vacillamento. Come questo qui. Questo qua ha 55 di attacco, eh. Lo vediamo da qui. No, non è che si vedeva cosa faceva... vabbè, è scritto in basso. Il vacillamento, ok, se non era il vacillamento. Dovrebbero essere fisse perché tu non hai il voto qua di trama. Tu i voti li hai solo quando fai il replay delle zone. Quando fa di trama tu non prendi i voti. Quando fai le zone nella pietra rete che fai il replay, prendi un voto. Se lo fai a difficoltà alta, entri nella leaderboard. Quindi le ricompense dovrebbero essere sempre uguali. Se metto solo la devo d'angelo che è di voto 3, insomma, confusione. Vabbè, lì ci vuole il tutorial. Per farti entrare nel mood. Tra l'altro lì c'è anche l'aggravante del fatto che tu non dovresti avere quei poteri. Tu quel dungeon lo fai sempre solo con Fenice di trama. E mi ha risposto Alex adesso. Mi ha dato 4 cuori. Qua non so se lo vedete. Non so cosa si vede, però ok. Mi ha risposto Alex, gli ho scritto ieri dopo... dopo l'evento che ha fatto al panel di Final Fantasy XVI. Sarà tornata adesso a casa dove che abita. Allora, dove devo andare? Dall'altra parte, perfetto. Ma questo gameplay è pensato per una persona. Potevi, se dovevi fare una... o facevi un'intelligenza artificiale sopraffina, ma se la fai troppo intelligente il gioco si semplifica. So che nei coach sono dei personaggi davvero dei pazzi simpaticissimi. Tanto ora non puoi sparare le palle, è fatta apposta. Clive, è dritto. Clive, davanti a te. Clive, Clive! Mamma mia. Io quando mi sveglio al mattino devo prendere la tazza del cesso. Ok, vai. Eccolo qua. Allora, io alla prova non mi ero fatto prendere dall'alito fetido. Ora ci facciamo prendere. A quanto ho capito non cambia niente, però voglio vedere cosa mi fa. Questo non è l'alito fetido. La musica è quella di prima, ma più potente.
Oh, nella mia prova subito me l'ha fatto l'alito fetido. Pare. Tra l'altro crea delle zone che ti rallentano. Qua vai più lento. Quindi hai uno status di rallentamento. Non con l'alito fetido, con questa pozza a terra. Che è l'equivalente dello status... Non sento niente. È l'equivalente dello status heavy in Final Fantasy XIV. Porca miseria, ma sta... Sì, c'è anche il sap. Sulla pozza c'è anche il sap. Ma lo fa l'alito fetido? Va bene, ho capito. Sto aspettando che mi fa l'alito fetido. Chi mi ha curato? Eccolo qua. No, ma fa... Sì, ma non dovevo morire, c'è bisogno. Ok. Tra l'altro, giusto mentre siamo qui... No, ma ho sbagliato io perché avevo poca vita, non pensavo di morire. Quando facciamo riprova, otterremo il massimo di pozioni e gran pozioni. Dato che possiamo aprire il menu principale, come in Kingdom Hearts 3, per eventualmente, il termine corretto, cambiare l'equipe prima di riprovare. Ci dobbiamo comunque fare prendere dall'alito fetido. Tra l'altro, non si chiama tradotto alito fetido, purtroppo, è alito mefitico. Cambia niente, è sempre Bad Breath. Però, se per tanti anni l'ho chiamato alito fetido, è da Final Fantasy VIII che lo chiama alito fetido. Perché poi Bad Breath significa alito cattivo. Fetido è perché dà proprio lo senso di negatività. Allora era questo, quando parlavo che mi ricordavo che loro si rallentavano, era per via della pozza. Harry. Chissà se ci sono le magie blu, ma non credo. È solo danno. È una grande quantità di danno, ma è solo danno. Paradossalmente è più alterata la pozza che l'alito fetido. Peccato. Va bene, ora si combatte. L'altro è in Final Fantasy VII Remake che per imparare alito fetido devi fare sta cosa nell'arena. Il Molbore è proprio un carciofo. E poi ha la bocca più cattiva rispetto agli altri. So che dovrei variare la battaglia, però per adesso mi sto un attimo. Vediamo, nell'ultimo trailer abbiamo visto un altro Molboro. Penso che siano loro a curarmi. Perché per esempio adesso non sto recuperando. Quick time event, dai. Questa abbiamo vista in 10 trailer, sta cosa. Comunque sì, penso che siano loro a curarmi. Ah, cavolo. Dai, Jade, come ti chiami? Curami. Sì, sono loro. Mamma mia, l'ho schivato per fortunissima. In realtà è facile da schivare. È che la cura che mi danno loro ha una specie di effetto regen. Enemy step. Devo vedere chi è. Penso sia sempre Luzzardi la traduttrice. Però è così lontano dagli standard dei Final Fantasy vecchi che forse hanno preso un altro traduttore italiano. Non vedo mai Michele Cristoforo.
Marito fetido. Allora, qua possiamo entrare in quello che è quello che hanno detto essere il più grande difetto di Final Fantasy XVI. Poi ho sbagliato io. I nemici danno tanta vita, devi farli andare tante volte. Io posso aver variato questi due vacillamenti che ho fatto, che in realtà uno era il time event. Io li potevo variare tantissimo. In realtà nella prova che mi ricordo io ci voleva molto più tempo per farli cadere. Cioè ci vogliono circa 4 vacillamenti. Ora qua c'è un altro vacillamento. Personalmente penso che si riesca a variare così tanto che non dovrebbe pesare. Tra l'altro ha l'animazione unica pure. Ma porca miseria. Lontana. Questa è nuova. Questa è l'abilità di Stranger of Paradise. Vai, mezzo vacillamento. Andiamo dove vedete le linee guida da seguire. Andiamo a verificare se potete così quello da square o no. Qui bisogna vedere che feedback ha ricevuto Suzuki. Specialmente rispetto alla prova che abbiamo fatto. Con quello era perfetto se facevo. Ok, vai. Vai, vai. Ok, manca l'ultimo pezzo. Annabelle è fatta davvero bene, però ci sono dei personaggi nel rifugio di Sid che sono belli pure. Però Annabelle perché è proprio fatta per essere cattiva. Ma anche Sid è un bel personaggio. Basta. Ultimo. Vai. L'ho mancato? Ciao Franix. Abbiamo ottenuto tratto di esperienza per seguire di livello, essendo che i nemici sono obbligatori finora, non è che abbiamo tanta scelta. Però non ottiamo nessuna spoglia. Un po' deludente sta cosa. Vai. Però prima vediamo la TR. Niente di nuovo. Dovremmo aspettare Arpocrate per sapere roba nuova. Come vedete, c'è questa forte linearità degli eventi. Castello, dungeon, fine dungeon. Non è che fine dungeon torniamo indietro. Dungeon e porta finisce. Porta finisce, poi cosa succede? Finisce il flashback. E quindi si va già in una zona questa non più rivisitabile nel passato. Guarda, io per adesso lo zoning non l'ho visto. Ma non l'ho visto né nei trailer né nella prova da me provata. Se non l'hanno mostrato o non c'è o lo vogliono tenere segreto. ATR. Sembra lo stesso.
Qua abbiamo il cavallo di Troia. Aspetta, si è sbagliato tasto. E ora qui c'è una delle cose che io nei prologhi vorrei far fare una volta sola. Per quanto può essere bella l'idea di comandare un altro personaggio, funziona una volta sola sta cosa. Tra l'altro, questa cosa l'avevano già mostrata in un trailer. No, al PAX. O al PAX o all'altro evento, allo State of Play. In uno dei due. Mi pare al PAX. No, mi pare allo State of Play. In uno dei due comunque. Hanno mostrato per 5 secondini Joshua utilizzabile. State of Play. Questa cosa della fiamma l'abbiamo in realtà vista la prima volta al Media Play, sì, al Media Tour di febbraio, nel B-roll, c'era Clive che faceva sta abilità della fiamma. Scive meravigliosa. Come anche Jill comunque nel suo. Ecco, qua il framerate ci ha abbandonato. Come fai in battaglia a essere fluido e qui no? C'è una cosa da vedere qui. Spina Ardente è una delle sette spade che si dice siano state forgiate nelle fiamme del Monte Drustanus. Quindi esistono queste sette spade. E Spina Ardente è una tra queste. Un'altra è quella che utilizza Rodney, la Invictus. Quindi per adesso abbiamo due di queste sette spade. Magari avere tutte le sette spade condurrà l'arma finale? Sarebbe una bella chicca di gameplay. O magari l'ultima spada è quella finale. Come i sette ricercati della morte di Final Fantasy XIII, che poi l'ultima era Vercingetorix. Nel Monte Fate. Poi abbiamo le mutande del. Qua il traduttore si è dato la pazza gioia. Se le sue braghe dovessero cadere, di certo lo stesso accadrebbe al ducato. E poi abbiamo i bracciali principeschi. Ovviamente non c'è niente di modificabile, infatti proprio non abbiamo niente da poter toccare, se non il fatto di poter vedere il sospensorio. Hai i capelli che ho io quando mi sveglio. Secondo me la photomod manco volevano metterla. Perché il 14 ha una funzione chiamata G-Pose, che è una modalità foto meravigliosa. Questa non è un centesimo di quella modalità foto. Di quella modalità foto. Wade. Tra l'altro, sottolineiamo, è lineare. È tutto lineare. Fortemente narrativo. È fatto di fare una scelta. O lo fai narrativo o lo fai lineare. No, aspetta. O lo fai narrativo e lineare o lo fai dispersivo ma non narrativo. Che poi buona parte dei vecchi Final Fantasy sono così. Però ti danno l'illusione dell'apertura. Per carità, sono quelli veramente aperti. Già da subito. Ma la maggior parte dei Final Fantasy danno l'illusione dell'apertura. Avere una mappa aperta che non puoi scavalcare non è avere una mappa aperta. Alla Mithril Mine, se tu entri alla Mithril Mine ma non senti il racconto di Calma, Aerith e Tifa ti bloccano. In un RPG occidentale non esiste sta cosa. Allora, qua in italiano io qua stavo per rinunciare. In giapponese invece qua mi piace il doppiatore di Joshua. Devo vedere sempre se sono robe nuove. In realtà, allora, i momenti in cui stavo per rinunciare è quando diventa Phoenix lì. Perché lì dice un sacco di frasi. Ce la faremo! Non ti abbandoneremo! E vinceremo! Non moriremo! Sottolineiamo, il doppiatore può essere anche bravo, ma qui sembra essere fuori luogo. Che poi, se ci pensate, quando abbiamo sentito la prima volta Revenge in italiano, era per merito o colpa del doppiaggio di Joshua che pensavo fosse amatoriale. Quando dice: "Non me ne vado senza di te". Come ho fatto a tornare indietro? Perché era l'unica voce che sembrava registrata male. Ed è quello il problema. Cioè, il problema è la parola grossa. Questa cosa a livello di cura dei dettagli. Il fatto che quando scrivi Inciampi è meravigliosa. Per carità, sarebbe stata ancora più meravigliosa se cambiava sempre.
Voilà, la voce di Naruto. Per me tutti sono la voce di Naruto, tutti i bambini sono la voce di Naruto. Sì. Diciamo che c'è la cura del taglio elevatissima, però poi il fatto che faccia sempre in quel modo ti fa pensare ad un'animazione comunque unica, ma non così tanto unica. Phoenix Sama. Poi per carità è un personaggio che usi 10 secondi. Quindi c'è anche chi se ne è di quanto sia curato. Oh no, Tyler. Ciao Tyler. Poi lo salviamo e poi viene carbonizzato, quindi. Diciamo che lascia. Fine Joshua. Cioè, capiamo anche che spendere 10 miliardi per fare Joshua migliore non ne vale la pena. Stoneskin. Tra l'altro loro cercavano Phoenix. Ora non so se in italiano si comprende pure sta cosa. Per quando poi lo dice Annabella, lo dicono ad Annabella. La musica ha questo problema. È meravigliosa, però sembra mancare di dissolvenza. Cioè, adesso va piano. Quando parte la battaglia c'è una dissolvenza verso l'epico. Però poi quando finisce va subito al non epico. Pecca di quella dissolvenza. Magari è una cosa mia. Comunque sottolineo, io tutti sti cali durante l'esplorazione non li sto vedendo. Kala, sì. Kalandorf, sì. Però. Ciao Pizzetto! E a proposito di Pizzetto, facciamo una bella foto a Rodney. Cioè, si è creato sotto le palle. Sotto le palle, sotto la pelle. Quanto è inutile questa cosa. Cioè, è bello sentire il pad che vibra, ma cosa mi serve? Ok, vai. Allora, qui abbiamo il rimando al 120%. Questa posa è la stessa del mago nero del 14. Per quanto qua viene chiamata Astrologian. Però quella posa in quel modo è la stessa del mago nero del 14. Ma non è solo lui il rimando, ovviamente. Oh no, Torgal non funziona. Eccolo qua. Allora, questa. Prima di tutto, questa qui è la posa di Kain. Ma questo è il Dragoon. Questo qua è il modo in cui entra in scena Ranea. E questo qui è la mossa del Dragoon del 14. Alcune mosse che ha sono prese identiche da quelle del 14. E non è l'unico, non dico altro, ma ce ne sono altri. Aia. Jump. Chissà se riesce a saltare fuori dalla piattaforma. Beh, ora che hanno aumentato le yard del salto. Vai. Allora, da un lato uno potrebbe dire, ah, animazione riciclata. Dall'altro è sia omaggio
sia comunque inserire un pattern che funziona. Ma perché devo cambiare un pattern che funziona? Anzi, hanno preso questo e non Peloton. Cioè, prendevano Peloton, mi sarei... Vacillamento, dai. Anche qui sempre il QTE porta al vacillamento la maggior parte delle volte. Quindi non è, non devi sempre farlo vacillare, a volte è il gioco che te lo porta. Ciao Tomix, grazie per il follow. Doppio salto. Ah no, pensavo fosse più piccola l'area. Questo potevo schivarlo. Non è, non ti dice tutta l'area ottenibile. Devi capire tu quant'è l'area ottenibile. Porca miseria, stavo vedendo i commenti. Doppio. Ora. Ora, mi ha preso in faccia. Ah, questi sono facili da schivare. Che mi sta succedendo? Doppio. In realtà qua basta camminare, però se vuoi ottenere il massimo dovresti schivare all'ultimo secondo. Ho premuto cerchio. Mi smart. Posso impararle su in tempo reale? No. Ok. Vediamo se ce la faccio. Perfetto. Ok. L'affondo del dragon. Quello è il thrust del dragon. Ah, era l'ultimo attacco. Aiuto, aia. Io sono stato spostato con il riadro verso la morte del tutorial della schivata. Niente di gioco, non devo fare. Abbiamo preso sempre due punti. Sì, più 50 PV. Non so se è fisso. Tra l'altro qui c'è il colpo di scena che Ambrose si becca una padellata in faccia. Che io pensavo fosse morto. No, Ambrose non muore. Si vede nei trailer anche più avanti. Però si becca una padellata in faccia. Sono dell'idea che questa scena, senza la conoscenza dei trailer, avrebbe avuto un peso molto più pesante. Però, se no, però non lo vendevano, quindi non potevi... Cioè, dovevi avere una delle due cose. Vabbè, sì. Ecco qua. Spara tutto sui binari. Il tema è meraviglioso. Abbiamo sentito già prima, ma adesso è più pompato. Tra l'altro abbiamo anche mira. Tra l'altro si può sparare anche con quadrato. Io sto premendo quadrato. Cioè, lo sentite quanto è migliore in giapponese sta scena? Che poi in realtà quando si avvicina il mirino si allarga, quindi non devi prenderlo preciso. Tra l'altro non si può morire in questa battaglia. Io ci ho provato. Praticamente Phoenix risorge. Io sto prendendo quadrato, ah, non sto prendendo triangolo. Quindi non capisco perché loro lo dicevano. Cioè lì c'è scritto triangolo, può fare anche quadrato.
dipende se ti vuole ingannare o meno, perché è così ovvio che Clive sia Ifrit anche in questo momento che parrebbe esserci il barbatrucco su sta cosa. Spererei di sì. O quantomeno che non sia totally Clive. Perché quella è la cosa. Cioè, il fatto che lui sia Clive sarebbe anche un bel colpo di scena. Però già lo sappiamo dai trailer. Cioè, non è molto C più 3. Questo qua è uno sparatutto sui binari. C'è chi voleva qua la mobilità. Questo qua è uno sparatutto sui binari. È una della tipologia delle battaglie tra gli Aegon. Sotto un certo punto di vista possiamo essere, definire che sia anche la più noiosa, perché comunque spari sui binari. Prendo guardate triangoli insieme. Come nel finale di Kingdom Hearts 2. Questa canzone è inutilmente epica. Cioè, è troppo potente. R1. Color coding. Quando si illumina sta per attaccare. Devi contare quanto tempo ci vuole tra il suo illuminarsi e attaccare. Color coding. Ah, anche inutile dire, però diciamo, cinematograficamente sta cosa è assurda. Color coding, vai. Però non era perfetta. Risveglio. Se nel caso dovessimo morire, la Fenicio sarà risveglio. Godilo vince Zelda. Quando uscirà il gioco capirete perché il Godilo vince Zelda. Cioè, anche se Zelda non fosse perfetto, l'avrebbe vinto comunque Zelda. Dannazione. Sta caricando del fire. Alla Bahamut lo sta caricando. Tra l'altro anche la voce di Joshua non sovrasta come lo fa in italiano. Ecco, questo qua succedeva, che recuperavi tutta la vita. Ok. Il 22 riparto dal save, perché io questa qua già l'ho giocata. Quindi rifarla la terza volta mi distruggerei il... Ciao Andrea, il perché non posso dirlo. Perché dire delle cose del titolo che non posso dire. Ciao Tomix, non, nel gioco finale non sblocchi niente, solamente il fatto che puoi caricarti il save. E comunque ti fa risparmiare del tempo, il tempo è la cosa più importante che abbiamo nel mondo. Non, sono sotto embargo delle cose che ho visto e sono sotto amicizia delle cose che ho sentito.
Ok, questo poi sarà il seguito a cui partiremo. Nel caso ci siano dei trofei, come si dice, mediani, verranno sbloccati in automatico. Ok, no, già ce l'ho il gioco, grazie. Cioè, non ce l'ho attualmente, a questo non sarei qui. Cioè, ce l'ho già prenotato. Ok. Tra l'altro, nella prova che ho provato io, qua c'erano i punti interrogativi, non aveva ancora un nome sta prova. Ok. Ora stiamo vivendo una sezione avanzata del gioco, dopo circa 5 ore. Non so quanto è preciso questo conteggio, ma teoricamente questa sezione è qualche dungeon dopo quello che abbiamo provato noi. Questo è l'equivalente della beta, sì, della beta, del provato dai media a febbraio, escludendo le ultime due battaglie, che sono quelle che tra l'altro ho provato io invece. Quindi io questo non l'ho provato di prima mano. Controvento che è anche una canzone di Arisa, quindi forte citazione al mercato panoramico italiano. Tra l'altro, come hanno detto tutti, il dungeon è scuro. Sì, è vero. È l'unico. A questo punto del gioco noi dovremmo avere solo Fenice. Non dovremmo avere Treicon. Tra l'altro con abilità masterate. Un po' di abilità masterate. Che arma abbiamo? Spada lunga. Abbiamo altre armi? La bastarda. Perché non equipaggiate in automatico? Mi piaci perché sei bastardo. Poi abbiamo in automatico gli anelli. Ma gli anelli, tizi. Aspetta, rimuove. Ok. In realtà l'anello di Torgal lo metterei. Perché a volte, ora ci giocheremo un attimino, però arrivi ad un punto in cui tu non ce l'hai la voglia di premere lo stesso tasto per Torgal. Tanto vale fai in automatico. Abilità. Ancora queste qua non le abbiamo. Abbiamo la limit break, ma è automatica, non possiamo livellarla perché è bloccata. La ruota ce l'abbiamo praticamente completa, almeno di primo livello. Poi abbiamo Titano, vabbè, i tre, Titano, Fenice e Garuda. Sì, va bene. Titano, Fenice e... No, Garuda è qua, ok. Prima le impariamo tutte. Poi io aumenterei la lama ardente. Masterata, ok. L'affondo mi serve ma non più di tanto. Il balzo... Questo lo carichiamo pure. Questo se riesco a masterarlo, ma attualmente non ce la faccio. Il parry invece è questo qua, 800. È tanto, ma è il parry. Io sono tank. Cioè, io nasco come tank nel mondo del 14. Io devo avere la parata. Lo shift non ce la faccio tanto usarlo come si deve, quindi... E poi non ho i punti. Non ho più niente, mi sa. Posso fare questo, l'affondo. Ok. E qui abbiamo veramente Torgal che ci indica dove andare. No, ancora non parla. Appena siamo in battaglia. Tra l'altro questa qua l'ho fatta in inglese. Cioè la parte l'ho fatta in inglese. Ciao Ruben. Non ha detto Bira. Quindi non ha detto Bira, non ha detto i portatori. In alcuni casi non coincide tanto doppiaggio con sottotitolo. Vado tasto. Sì, DualSense, Sony, lo sappiamo. Dato c'è anche quello che hanno fatto vedere nel trailer, al mio 3. 3. E gli altri due? Chiedimelo, Ask One. Devo finirla in mezz'ora sta cosa. Spicciamoci. Dobbiamo fare silenzio. Nel frattempo Clive. Ok, vai.
Vedete che... Ecco. Toruga, Toruga, Toruga. Voi non avete idea di quanto in italiano... Cioè, ce l'avete l'idea, ma se non fate così, l'ho fatto così, in italiano. Toruga cura di pochissimo. Però fa una sorta di cura d'aria. Va bene. L'altro loro hanno i nomi tipo Sick Fryer. Torga va attacca in automatico. E lo chiama una volta non dà fastidio. Se dice Torga 100 volte nell'arco di un minuto, la prima cosa che può fare è farlo fuori il cane. Sate, docca nimiciwa. Più che altro perché io l'avevo spammato col secondo boss. Solo che poi ho preferito morire piuttosto che farvi continuare a curare. Hop, 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 gadget. Sono tornato indietro? Ma, cioè, voi pensate davvero che sia impossibile perdersi in un corridoio? Forse non avete idea di quanto io sia... La persona perfetta per i corridoi. E nonostante tutto, riesco comunque a perdermi. Tra l'altro qui è disattivato l'Active Time Lore. Aspetta, dove sto andando? E infatti. Io avrei messo delle indicazioni a terra, però. Non riesco a finire per il Capcom Showcase di sto passo. Buttati Clive, che è tardi. Tanto mi dai tanto lì. E qui teoricamente è dove ottieni il potere di Garuda. Non siamo sicuri al 100%, ma penso sia abbastanza probabile che lo otteniamo qui, Garuda. Tra l'altro in giapponese parla più piano lui, mentre in italiano, perché è registrato in presa diretta, è più forte. Torgal, Torgal. Questa non c'era nel provato. Noi avevamo solamente lo scontro con Benedicta forma ibrida e Ifrit contro Garuda. Questa non ce l'avevamo. Questa era solo a febbraio. Quelle lì sono le icone che ti fanno capire se hai equipaggiato un anello o meno. Ah, ma ho premuto R. Questo attacco devo cercare di imparare. Per esempio, io attualmente ho equipaggiato l'anello di Torgal. Quello ce l'ho. Ne sono conscio e voglio che la gente lo veda, che ce l'abbia. Loro hanno detto che l'hanno messo per far capire quando streammi se qualcuno ha o meno gli anelli. Tra l'altro non vi dico niente di più, però noi sappiamo che si terrà mu. Quando però lo scopri in game, avresti voluto non saperlo. È un peccato sapere che si terrà mu. Ma come detto prima, o devi venderla qualcosa. Questo qui è il pattern del ninja del 14.
usa anche le mosse del ninja del 14. Siamo preso col catone in faccia. Quanto stiamo? 1,50 già? Non funziona l'attiramento, è come se me lo torni indietro. C'è un'animazione unica. Questa era schivabilissima. Sì, è scuro, lo sappiamo. Torugaru, Torugaru. Vai, fuori. Bellissima preferenza. Magari ci possono essere voci che ci paiono più azzeccate. Sì, aspetta un attimo. Abbiamo ottenuto un'equipe. Con questo favore del fuoco, quando equipaggiati comando, no scusa, aumenta dell'8% i danni di ciclone scarlatto. Lo useremo? No, perché mi interessa più Torga l'automatico per adesso. Se non ci fosse questo ritardo, avrei spammato la... Quando fa Demon Souls sta zona. Sarà per forza di cose più difficile, perché non avremo Titano. Titano contro Benedicta fa più danno. Probabilmente questo si utilizzerà poi nelle sfide, perché ovviamente di trama qua non puoi averlo Titano. E poi comunque sarà di livello più basso. Ciao Fede. Lui dovesse avere solo Phoenix. Egg e Benedicta dovrebbe avere 5 livelli in più. Piripim. Ma il mastino è un cane? Dai, ma sto leggendo. Ah, sono scocciato. L'altro, la limit break fa recuperare HP. Ed è l'unico modo che abbiamo per recuperare HP nelle sfide dell'endgame. Fuori dal cerchio, no? Avevo ottenuto anche i drop. Questi qua poi servono per potenziare le armi più avanti. Ma ancora non posso? Ah no? Come lo vai che ci durerà 20 minuti? Ma qua è per...
Proprio per il gameplay questa zona. Vai. Siamo già al mini boss? Sì, dovrebbe essere qua. Somma Gregor, che è una divinità. Vai. Ok. Allora, noi qua affronteremo adesso le minion di Garuda. Il nome è ripreso da la 14. In Final Fantasy 14, in Garuda Ardo Superiori, lei era affiancata da due mini Garuda chiamate Cirat e Suparma. No, 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 mamma mia. Ma quello che si dovrebbe fare è questo. Uno, due. L'ho fatto malissimo. Ha preso in faccia. Vabbè, attacco combinato. Quindi il loro nome è una forte citazione al 14. Quello era l'attacco che si vedeva che ha usato Suzuki. Tempesta perfetta. Dai, mi ha preso proprio in faccia. Ma non me l'ha usata la pozione. Dai, non finire sopra la bomba. Perry. No, no, dai. Porca di quella. Dai. Rilassiamoci. Ok. Attaccano? Non sto riuscendo più a concentrarmi. Allora. Tutte le sto beccando. Allora, basta. Questo cos'è? Riempie gradualmente la barra di trascinamento per 30 secondi. Buono. Allora, questo lo mettiamo a destra. E ne usiamo uno. Non sto riuscendo a seguirle entrambe. Qua bisognerebbe aumentare il fog. Cioè, beh, ne guardo una. Non riesco a seguire l'altra, però. Dovrebbe, mi pare che c'era. Però devo vedere in effetti adesso. Perché il FOV è troppo stretto. Però se c'è qual era? O forse era solo nella modalità foto? Perché qui non c'è. Però ricordavo di averlo visto. Bisogna vedere nelle impostazioni fuori. Perché qua il FOV è stretto. Bisognerebbe tenerle tutte e due sott'occhio. Dai, era schivabilissimo. E l'ho presa due volte in faccia. Dai,
provato a schivare, mi ha preso comunque. Potrei usare la pozione che mi rimane, però vorrei... E vorrei evitare il cavolo, perché ora... Fanno questo attacco che non riesco a schivarli tutti e due. Vabbè. Garuda, la usiamo, che devo fare? Ok, abbiamo un pochettino recuperato, male, ma abbiamo recuperato. Quando sono due è un po' più rognoso, perché non riesce a seguirle entrambe correttamente. Ora è un uno contro uno. Ha più attacchi, però è un uno contro uno. Stavo guardando un attimo i commenti. Senti, ciao. Ciao Windows! Ho 10 minuti per far fuori Garuda. Sempre... No, in questo caso di 3 è aumentato, non più di 2. Però adesso il salto è sempre equivalente di 3. Sì, sì, per me tutto quello che nella demo si può dire senza problemi. Questo servirà per fare un'arma legata, probabilmente a Garuda, o un accessorio legato a Garuda. E questo servirà per fare altri accessori. Tra l'altro ne danno tanti, così puoi farne tipo 2. Ci rendiamo conto che tra spoiler free e free spoiler cambia solo l'ordine, ma cambia totalmente il senso della frase. Tra l'altro io ora sono senza cure. Se dovessi morire, cosa che probabilmente farò perché sono senza cure, mi ritorno tutte le cure. Tra l'altro ricordavo ci fosse una cura qua. Infatti c'è una pozione. Ok, perché di qua? È qua? Ok. E poi quella è pelle. Pelle insanguinato. No, ti prego, togli. Favore del fuoco, sempre un oggetto che è. Ma io quello penso che sia più un metodo per far credere a te che Clive sia l'assassino di Joshua. Bisognerà vedere come se la giocano. Oh, guari. La tua traduzione preferita, Windows. Dov'è il mago? Tra l'altro, come anche nel 14, il mago, il conjurer è quello che crepa subito. Quello con meno HP. Ho fatto a schivarlo. Vediamo se riesco a farlo come vorrei. Allora, non era proprio come vorrei, però ok. Allora, l'assassino di Joshua, se è assassino, è Ifrit. Cioè, su quello non ci piove. La domanda è comandato da Josh, da Clive in quel momento, è il suo corpo, sta vivendo un'esperienza in terza persona, sta vivendo una cosa diversa, chi è l'incappucciato, solo nella sua testa, e bla bla bla. Cioè la risposta è facile, è la domanda ad essere... No, il contrario, la domanda è facile, è la risposta che ha diverse cose.
Oh, mastino. Io sto guardando il tempo nel frattempo. Teoricamente, per carità, inizia a mezzanotte. Però volevo staccare già alle 11:30. Quanto stiamo di cure? 2-1-1. 3-1-1. Tra l'altro, per aumentare il numero massimo di cure, bisognerà fare le side quest. Se no rimarremo sempre con lo stesso numero. Forse proseguirà anche di trama. Allora, io la minimappa per me è sempre utile. L'unico motivo per cui posso tollerare il fatto che non ci sia è se ti distrugge il game design. Per esempio, in Stranger of Paradise, se ci fosse una minimappa, ti distruggerebbe il game design. No, senta, qua devo proseguire, devo andare di qua allora. Ok, allora so già tutto. Io comunque avrei cavalcato Torgal se invece di un ciovolo. Dov'è? Vai. Oh no, c'è il mago bianco, dov'è? E poi il Conjurer. Ma in quel caso basterebbe mettere tipo una scia con i tuoi ultimi passi. Ci sono diversi giochi che lo fanno. Mettere una piccola scia per farti capire dove, l'ultimo punto dove camminare. No, teoricamente, ora qui io parlo qua per... come si dice? Non per conoscenza, ma per speculazione. Clive lo capisce a un certo punto che Ifrit lo abbraccia pure. Cioè, in questo punto della storia noi vediamo anzi la prima trasformazione di Clive in Ifrit. Dovrebbe essere lì che capisce di essere Ifrit. Bisogna vedere poi come si evolve la cosa. Cioè, se lui scopre di essere Ifrit, poi cosa fa? E giù di livestream. Morendo di sete. Qual è la strada giusta? Torgal? Ok, allora vado dall'altra parte. Ah, ma entrambi i modi erano corretti? Allora, o qua c'è l'oggetto più forte del mondo, è una deviazione totalmente senza senso. O sto tornando indietrissimo. Mi sa di sì, la musica mi sta dicendo che non è la strada giusta. Però ho aperto una porta. Non pensavo che aprendo una porta riuscissi ad andare comunque indietro. Vabbè, non abbiamo neanche più il tempo di esplorare. È tardi. Bravo, Torgal. Forse mi sono solo illuso di aver aperto una porta. Due zanne affilate. Un po' di muffa. Un ninja. Qua purtroppo stanno cominciando ad abusare dei mini boss ripetuti. L'abbiamo affrontato 2 minuti fa il ninja. Potevi variare. Ma mi ha preso malissimo. Dai, stordisciti. Io so un po' come continua e so qualcosa in più. Però il vero montante del gioco no. Ah, e so che quello che so è sbagliato. Che fa tanto sapere quello che non è corretto. Devo cercare di farlo meglio quell'attacco, perché io spammo, ma è sbagliato.
Allora, facciamo che abbiamo fretta. Bidim 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 bidim. Oh no, no, stai andando così bene. Questo passo non saprò cosa annunciare che al Capcom Showcase. Ma è chiusa la porta, ma come faccio a capire che... Allora, questo qui però è level design proprio 101. Se sono passato per un posto, la porta deve rimanere aperta. Specialmente se c'è un'animazione per aprire la porta. Lo stava contemplando, lo stavo uccidendo, non stavo contemplando nessuno. Ok, l'ha disintegrato. Ma se scendiamo troviamo Havel. Due pizzichi. Ciao Nicola. Vado qua, ovviamente. Penso che manchi solo Benedicta ormai. E Havel, ovviamente. Ok. Le pozioni le abbiamo tutte. Ok. Vai, Benedicta. Ah, non funziona con lei. Quanto mi piacciono le battaglie uno versus uno contro umani. Il motivo per cui il re senza nome mi piace tantissimo come boss. Però il fatto che affondi prima il drago no. Schivabilissimo. Non sapevo però i tempi di attacco della mossa. Ah, voglio fare un parry. Mamma mia, ce l'ho fatta. No, però non mi dovevi fare la mossa dopo. Vai, perfetto. Penso dica Chikisho, vediamo, non lo so cosa dice in effetti. Ha premuto cerchio, pensavo di avere Titan. Vai. Fuori prima fase. La voce è bassissima rispetto alla musica. Devo abbassare la musica. Però voglio sentire cosa dice. Ok, non dice Chikisho. Poi mi vedo un playthrough giapponese. Questo si può saltare, bravo.
Vai, seconda fase. Picchiata. Tanto questo qua è un piccolo momento in cui non abbiamo Torghal. Due. Tre. Tre. E il terzo mi ha preso malissimo. Sorella però, entro l'anno. Ci sono andato sotto. Oh, line D. Cerchio, che stupido. Devo premere R1. Era una schivata perfetta con R1. Dovrei avere sempre. Io avrò sempre la mossa di Titan in tutti i cerchio. Ora scoppiano, giusto? Vai. Idaro, non c'entra niente con raggiungere il tuo cane. Now we fall. Peccato che questi attacchi potentissimi siano così facilmente schivabili. Secondo vacillamento. Peccato, non ho più la limit break però adesso. Vai, vai, vai. Dai, oh! Ma era tutto in cooldown. Altro qui nel trailer era qui a dire tu sei un marchiato. Prima ho parlato delle sette spade. Ho detto ma è pensando che magari avendole tutte e sette sblocchi tipo l'arma finale. Dai. Mamma mia. Altro abbiamo due vacillamenti di fila. Torghal a zanna. Vai. O anche la limit break. Sbagliato. Vai, vai, vai. 12k. Tornado. DPS, ottimizzare il DPS sempre.
Ah, mi ha preso in faccia. Dai che manca poco. Appena abbiamo la limite di livello 2, gliela spariamo in faccia. Bello tasto, ma va bene lo stesso. Vai, basta, basta. No! Va bene comunque. Titan, Titan! Dai, no, l'ha mancato! Ok. È finita con un accupicchio picchio, ma ha funzionato. Ok. Abbiamo ottenuto anche un oggetto che aumenta il 10% di danni di volontà di fiamme ascendenti. Qua sarà difficile ridossi i nomi italiani. Meteorite fa le armi di livello 3. Iguirite fanno le armi di livello 2. Meteorite le armi di livello 3. Qui poi, nella prova, si affrontava Ifrit, sì, Garuda in forma Aikon. Prima c'era tutto un momento in cui si camminava, che si è visto nel B-roll. Poi si affrontava Ifrit, sì, va bene, Garuda in forma Aikon. E poi c'era Ifrit contro Garuda. Ok, questa era la prova. Alla fine è comunque durata, cioè nonostante io abbia stato dei filmati abbiamo fatto 2 ore. Poi vabbè, abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo lavato il cane. Aia. Allora, io ho quell'immagine ancora, ma l'ho messa io già tipo 3 anni fa. Dovrò cambiarla prima o poi. Devo mettere Rebirth. Perché ora è Rebirth il titolo che aspettiamo, perché quello l'indica l'attesa. Prima attendevamo il 16, ora il 16 non lo attendiamo più, attendiamo Rebirth. Ok, questa è la demo di Final Fantasy XVI. Vi ricordo che il gioco uscirà il 22 giugno in esclusiva PlayStation 5. E trovate i contenuti legati a Final Fantasy XVI o sul mio canale o su Rinoa's Diary. Oggi ho scritto per esempio il riassunto dell'evento che abbiamo seguito insieme. Noi adesso staccheremo qui, ma non staccheremo la diretta. Quindi ora concludo per YouTube, per la live ricaricata su YouTube. Quindi ci vediamo col gioco il 22 giugno, perché io non giocherò in diretta Final Fantasy 7. Io quando arriva staccherò le dirette per una decina di giorni, non mi vedrete, perché è un'esperienza che devo vivere per conto mio. La demo l'ho portata esclusivamente perché già l'ho giocata, perché già l'avevo giocata, per questo. Se no, a quest'ora io starei scrivendo un contenuto sulla demo, starei facendo qualcosa su YouTube legato alla demo. Ma siccome l'ho già giocata, non mi serviva. Trovate il provato dell'evento di maggio nel Rinoa's Diary e trovate un video in cui parlo della mia esperienza personale, che è quello che dice non mi ha deluso. E non confondere con quello che mi ha deluso, che è un pesce d'aprile. Alla fine metterò tipo il sondaggio tra mi ha deluso o non mi ha deluso. Cosa scegliete per Final Fantasy XVI? Metterò le mie 2 copertine. Va bene. Allora, io adesso saluto, ma non stiamo staccando. Saluto solo per YouTube. Quindi io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Noi ci vediamo alla prossima live. Bye bye.